Mi sento di dire in modo abbastanza ironico e autoironico, nel senso che i temi sono, essendo così importanti e così profondi, l'unico modo per poterne parlare credo sia utilizzando e passando per lo strumento dell'autoironia e dell'ironia. Quindi non si tratta di denuncia, di critica, una No, 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 visione. è assolutamente, assolutamente, come dire, uno spettacolo che non ha peli sulla lingua. Dice tutto, dice in modo spesso anche molto crudo, utilizzando un linguaggio anche molto crudo, poiché appunto racconta di questo ipotetico prete, diciamo, Don Luigi, che è ovviamente una metafora, poiché non è, voglio raccontare, una storia reale di un parroco riconoscibile che abusa di 5 donne, assolutamente no. Questo prete, diciamo così, è in qualche modo una metafora di quello che è la forza, l'incombenza del cattolicesimo nella vita di tutti i giorni, ecco, di noi, soprattutto italiani in qualche modo, no? Che sentiamo presente, non mi riferisco solo ai discorsi sul tenere la croce o meno all'interno delle aule scolastiche, ovviamente, ma il cattolicesimo vissuto soprattutto come senso di colpa, quel senso di colpa da cui il titolo Mia colpa è alla base proprio del cattolicesimo, del rapporto con Dio, e poi c'è anche tutto un discorso sui santi, forse anche di superstizione, no, dei credenti. Però l'unico modo per far dire alle 5 attrici, alle 5 protagoniste di questo spettacolo certe cose, la chiave che ho trovato è quella comunque di far sorridere spesso lo spettatore. Non è uno spettacolo pesante, lo è poiché comunque invita il pubblico a riflettere, ma ci sono delle musiche meravigliose, c'è l'idea di donna anche un po' donna bambola, quindi le donne indossano questo frac ma diviso in 5 pezzi, quindi c'è chi indossa solo la giacca, chi solo i pantaloni, chi è in intimo praticamente, quindi c'è un discorso sulla nudità, sulla donna oggetto, eccetera eccetera. Uno spettacolo mi verrebbe a dire molto fumettoso per le luci, per le musiche bellissime, per degli sacchetti musicali, per dei balletti interni, ovviamente che sono sempre riportati a voler raccontare qualcosa di importante. Quando parlo di ironia o autoironia non dico sì, facciamo ridere con delle battute alla Zelig, assolutamente no, però sottolineo le debolezze di chi è profondamente credente e nel momento in cui le vado a sottolineare sì, faccio una denuncia ma cercando di strappare anche un sorriso al pubblico, sempre questo, c'è sempre il tentativo di ironizzare il più possibile, altrimenti creerei un muro tra lo spettatore e noi in scena, perché le cose che poi andiamo a dire sono terrificanti. Lei, oltre che regista e interprete, è anche proprio l'autrice di questo Sì, troppe, spettacolo. troppe cose, troppe cose. Come mai ha deciso di scrivere una pièce appunto su questi temi così profondi? Ma perché io appartengo a una famiglia profondamente cattolica, quindi ho una storia in prima persona da credente, ma credente vera, cioè a messa tutte le domeniche, i mesi di maggio, ottobre, con un rosario in mano a recitare con la mamma, da quando ero bambina, ma fino a pochi anni fa, e ho 34 anni. Quindi sono cresciuta con questa tendenza alla spiritualità, no? E la cosa che mi ha fatto soffrire, diventando grande, aprendo gli occhi sul mondo, è come quello che è l'elemento bello della religione, ma di tutte le religioni del mondo, ovvero la parte più spirituale, più poetica, poiché la religione comunque è una forma quasi di poesia, no? Dell'anima, come invece le dinamiche più bieche, più ingiuste delle religioni, tutte le religioni del mondo, da quelli che si fanno saltare in aria in nome di un dio, a quelli che costringono magari una donna ad abortire, poiché quel figlio che ha in grembo è nato da uno stupro, questo distrugge quella che può essere la poesia dell'anima, appunto di cui parlavo prima, cioè della spiritualità che appartiene a tutte le religioni del mondo. Mia madre mi ha cresciuto facendomi vedere il lato bello della religione e io mi sono scontrata poi crescendo con un mondo dove invece alla base di tutto c'è il senso di colpa, da qui il titolo Mea Culpa. Cioè io sono nato col peccato originale e assolutamente dovrò soffrire, no? È come se la Chiesa, per, come dire, avere un controllo, perché poi la storia ci insegna anche questo, che la Chiesa ha esercitato una forma di potere sui propri fedeli da sempre, come praticamente la Chiesa, portando avanti questo discorso di regno, abbia depauperato l'idea poi più bella del cattolicesimo da quelli che sono gli elementi più spirituali, che poi ti fanno vivere anche bene, poiché chi crede veramente, ci crede col cuore, ha un al di là migliore, vive in modo più sereno, visto che il mondo è difficile da vivere, no? Per tutto quello che vediamo ogni giorno in televisione, leggiamo sui giornali. E quindi è un po' una denuncia contro questo, contro la capacità folle della Chiesa Cattolica di cancellare la parte più bella della religione.